Ora voltiamo pagina e torniamo a una macchina più umana, tra virgolette, la Volvo C30 Electric. Marco Celera ci racconta come è stata sviluppata in Svezia, nel freddo svedese, nel freddo scandinavo, e anche come è stato pensato il sistema di riscaldamento di questa vettura elettrica. Vediamo. Nata e cresciuta nei freddi inverni scandinavi, Volvo Car Corporation costruisce veicoli elettrici per tutti i clima. La C30 Electric è dotata di una tecnologia unica che favorisce l'utilizzo quotidiano con temperature al di sotto dello 0 grado, senza compromettere le caratteristiche dinamiche o il comfort dei passeggeri. Per mantenere le batterie in buone condizioni e una temperatura confortevole all'interno dell'abitacolo, in climi dove il termometro scende sotto lo 0, è necessaria molta energia. Poiché l'autonomia di percorrenza si riduce se questa energia viene prelevata dal pacco batterie dell'auto, Volvo Car Corporation ha deciso di elaborare una soluzione più efficiente e flessibile. Con la C30 Electric non è necessario sprecare l'energia della batteria del motore per mantenere piacevolmente caldo l'abitacolo. La Volvo C30 Electric è dotata di un sofisticato sistema di climatizzazione con soluzioni tecniche che cooperano per soddisfare 3 diverse esigenze, quali garantire ai passeggeri il riscaldamento o il raffrescamento, riscaldare o raffreddare il pacco batterie quando necessario e raffreddare il motore elettrico o l'elettronica di potenza. Il sistema di climatizzazione può essere attivato sia in fase di ricarica che durante la guida. Nella Volvo C30 Electric il sistema di condizionamento può essere attivato già durante la ricarica, così che l'abitacolo abbia già una temperatura ottimale quando si inizia la guida. Il timer del precondizionamento può essere programmato attraverso le impostazioni di menu dell'auto. Quando viene attivato un riscaldatore a immersione da 6 kW, utilizza la corrente della presa a muro per riscaldare il fluido refrigerante all'interno del sistema di climatizzazione. Il riscaldamento viene utilizzato per mantenere la batteria in buone condizioni d'esercizio e anche per preriscaldare l'abitacolo. Volvo Car Corporation ha installato un sistema di monitoraggio senza eguali per salvaguardare la durata del pacco batterie. Durante la ricarica il pacco batterie viene riscaldato automaticamente quando la temperatura arriva a meno 15 gradi nel nucleo della batteria. Se l'automobile è parcheggiata in un luogo che non offre possibilità di ricarica, il riscaldamento automatico della batteria inizia a meno 19 gradi, al fine di garantire l'efficienza della stessa. L'abitacolo può essere preriscaldato con un riscaldatore alimentato a combustibile nel caso in cui il cavo di ricarica non sia inserito. Dopo il precondizionamento è possibile iniziare il viaggio con una temperatura interna adeguata. Utilizzando il sistema a menu dell'auto, il conducente può scegliere come riscaldare l'abitacolo durante la marcia. Quando la modalità autoriscaldamento è attivata, un riscaldatore da 5 kW alimentato a bioetanolo oppure a benzina nei mercati in cui non è disponibile l'etanolo, prelevato da un serbatoio da 12 litri, viene azionato automaticamente per garantire il riscaldamento durante la marcia. Il tappo di riempimento si trova dove è ubicato il tappo del serbatoio della Volvo C30 convenzionale. Se il conducente sceglie di impostare su off la modalità autoriscaldamento, il riscaldatore elettrico a immersione e un riscaldatore elettrico a coefficiente termico positivo da 1 kW funzionano congiuntamente per mantenere una temperatura gradevole all'interno dell'abitacolo. Per spostamenti più brevi in giornate moderatamente fredde, si può utilizzare l'elettricità della batteria per alimentare il sistema di climatizzazione. In questo modo si mantiene la capacità a 0 emissioni inquinanti della C30 Electric, ma l'autonomia di percorrenza risulterà alquanto ridotta. I requisiti imposti da Volvo Car per la C30 Electric sono tanto severi quanto quelli che devono essere soddisfatti da tutti gli altri modelli Volvo. Per quanto riguarda i climi freddi, l'auto è stata testata in condizioni decisamente estreme per garantire che la sofisticata tecnologia di cui è dotata funzioni alla perfezione, anche a temperature fino a meno 30 gradi centigradi. Again, leaving the long-term heating to the fuel-operated heater.
Born and raised in the cold Scandinavian winters, the C30 Electric doesn't have to sacrifice driving properties or occupant comfort to generate heating in sub-zero temperatures. Thanks to smart technology that is optimized to work smoothly in temperatures as low as minus 30 degrees Celsius. Fermiamo per qualche secondo di pubblicità, non cambiate canale, da noi tra pochissimo ritorniamo con Electric Motor News, il primo e unico programma televisivo italiano dedicato esclusivamente alla mobilità alternativa ecologica.